una sfida che lancia la Commissione Pari Opportunità del Comune di Siderno, con cui si presenta al territorio, si presenta alla città che la ospita, la città che rappresenta, una commissione consiliare composta da 24 membri tra rappresentanti politici ed associazioni che tutti hanno collaborato all'organizzazione di questa serata. Io sono Alessandra Tuzza, mi pregio questa sera di aiutare l'organizzazione in quanto giornalista e come componente della commissione con Alessia Ferraro e Laura Lullo rappresentiamo la presidenza. Quindi è una scommessa con cui ci poniamo di fronte per chiacchierare insieme nel mese dedicato a quello che è il Pride, l'orgoglio non solo dei gay, l'orgoglio delle persone, che sono uguali a me. Che io non sono nessuno per giudicare, l'orgoglio di chi ha il diritto di dire cosa ama, come ci hanno spiegato così didascalicamente nel video che è stato scelto, ma anche il perché e come vuole essere accettato come persona. E noi non siamo sicuramente nessuno per giudicare queste scelte, e tutta la serata sarà dedicata a questo confronto, senza paura, senza vergogna. Non nascondiamo le difficoltà che invece noi abbiamo dovuto affrontare per organizzare questa serata, difficoltà che provengono sicuramente da una cultura un po' lontana ancora, dalla completa parità di genere tra i generi e purtroppo anche negli stessi generi, anche tra le persone che dicono di rappresentare determinati ambiti culturali o sociali, però forse non hanno fatto ancora chiarezza dentro di sé. Quindi questa è una serata da cui penso io per prima ho molto da imparare e penso che a tutti noi sarà comunque trasmesso qualcosa in più. Ringrazio il Comune per aver patrocinato l'evento e ringrazio soprattutto l'assessore che è qui con noi, Bianca Gerace, alle politiche sociali, nonché alle pari opportunità, così come l'assessore Ercole Macrì, che è alla cultura, all'istruzione e turismo. E ringrazio in particolare l'associazione ALB, l'Associazione Amici del Libro e della Biblioteca, che ha reso possibile con tutti i suoi soci questa serata. È stata organizzata da loro materialmente. Mi dicono anche che è stato addirittura pensato un allestimento, ed è un allestimento molto bello, per cui ringrazio Claudia Albanese, che ha realizzato questa scenografia semplice, ma che in sé per sé racchiude anche quelli che sono i colori del Gay Pride. Ringrazio gli amici dell'Arcigay, perché hanno portato la loro bandiera, sono qui con il loro presidente D'Attola, che mi fa piacere conoscere, che seguo a distanza, così come seguo tutto ciò che si muove in Calabria, lavorandoci per scelta ormai da più di 30 anni. E quindi invito subito i rappresentanti del comune, ringrazio soprattutto anche l'Ordine degli Assistenti Sociali per aver accolto l'invito ad essere qui stasera con la dottoressa Maria Grazia Muri e la dottoressa Teresa Licopoli, che sicuramente ci vorrà poi anche chiarire, io vedevo che lei annuiva ma non tanto al video e mi piacerà poi intavolare un discorso, un dibattito con lei. Noi non siamo esperti di psicologia, quindi sicuramente abbiamo anche toccato nella scelta di quelli che sono i video che ci accompagneranno nella serata delle corde non proprio esatte sull'argomento o magari potevano essere delineate in modo più preciso e perfetto. Ognuna di noi si è interrogata, chi sono io per giudicare e trattare questo argomento? Non è stato facile, lo assicuro dottoressa, e speriamo di davvero dare un valore aggiunto. Ringrazio Lido Zitara che è stata dietro le quinte, ma è stato il vero angelo custode di questa serata e che ha creato la locandina dell'evento e si è data davvero da fare per veicolarlo al meglio e organizzarlo materialmente. Quindi chiamo qui Bianca Gerace come assessore alle politiche sociali e alle pari opportunità ed Ercole Macrì, se si vogliono accomodare, così iniziamo con questa prima carrellata di saluti e naturalmente Cosimo Pellegrino, presidente dell'ALB.